Le elezioni si avvicinano e non so a voi, ma a me scappa di uscire a comprare l'Imodium. Uno pensa che a sconvolgermi l'equilibrio della flora intestinale sia il circo della campagna elettorale, ma che quello non favorisce la dissenteria, quello asciuga. È un luogo così arido di argomenti che al confronto il deserto del Gobi dopo una pioggia di napalm sembra lussureggiante come Maui. Non è per i partiti inadeguati, corrotti, cialtroni che mi infiammo, ma che? Questa classe politica è un virus a cui sono abituato. O prima, seconda, terza dose, booster, speeder, sono abituato, sono vaccinato. Non mi fanno più paura, so tutto a memoria. Gli argomenti sono sempre quelli. 1 milione di posti di lavoro prima, 1 milione di alberi adesso. Gli sbarchi prima, gli sbarchi adesso. Votate noi che gli altri sono fascisti prima, votate noi che gli altri sono fascisti adesso. Tutto uguale. Glieli potrei scrivere io i programmi. Ma perché continuano a parlarci come se fossimo dei dodicenni un po' imbecilli? Intorno al 2000, circa il 50% degli italiani aveva difficoltà a comprendere un testo scritto o ascoltato. Nel 2011 pare che il 70% degli italiani avesse difficoltà a comprendere un testo scritto o ascoltato. Oggi salta fuori che circa il 73% degli italiani avrebbe difficoltà a comprendere un testo scritto o ascoltato. Ci parlano come dei dodicenni imbecilli? Perché siamo dei dodicenni imbecilli. Questo mi fa correre in bagno. Noi siamo la variante che non perdona gli elettori. Siamo peggio delle prugne. Beh, proposte? Che facciamo? Diamo la tessera elettorale solo a chi supera un semplice test Invalsi nel comune di residenza? A chi supera il test gli diamo 4 tessere elettorali così vota 4 volte? A chi non supera il test gli diamo l'indirizzo sbagliato del seggio? La data sbagliata? La matita copiativa che non scrive? Un biglietto gratis per il Cremlino così versiamo zucchero nel serbatoio della macchina bellica putiniana? Non dico rivedere il sistema scolastico, ma qualcosa bisognerà pur fare. Abbiamo quelli perché siamo questo. Vado a prendere l'Imodium. Aiutateci!